E in questo 3 maggio ricco di connessioni e storie così belle, non mancano anche le connessioni che si realizzano attraverso l'invio dei vostri scatti al 331-737-8033. Questa volta ci spostiamo a Mercogliano, in provincia di Avellino. Il buongiorno ci arriva con questo meravigliosa statua della Madonna di Lourdes con i tre pastorelli, anche se l'autrice o l'autore dello scatto non si firma. Mi raccomando, ricordatevi di mettere in calce la vostra foto, il vostro nome e da dove ci state scrivendo. Lo fa per esempio Lidia, chiedo scusa, mi sono mangiato una I. La fame si inizia a far sentire condividendo la foto dell'uliveta presso casa sua, con questi ulivi sullo sfondo, ma anche queste margherite che appunto riempiono il prato. Grazie Lidia. Un buongiorno ci arriva anche da Trappeto, provincia di Palermo. Anche qui non riesco a salutare chi ci manda lo scatto, invece saluto Roberto da Torino che ci augura buon weekend condividendo quest'angoletto di una chiesa dove appunto accanto alla Madonna c'è Teresa, c'è anche il nostro amatissimo Padre Pio, grazie alla regia per il supporto istantaneo. Bene, è tempo di un nuovo collegamento, adesso è la volta di Cosimo Cilli, vicepresidente nazionale di Unitalsi e responsabile del progetto dei piccoli, del pellegrinaggio dei piccoli che si realizza solitamente nel mese di maggio. Stiamo già vedendo una grafica a tutto schermo qui alle mie spalle, un progetto veramente importante, meraviglioso, che ci fa tanta tenerezza quest'anno, intitolato C'era una volta, ma anche oggi. Vediamo l'immagine di Pinocchio, che è una delle figure iconiche per i bambini di ogni tempo e di ogni epoca. Chiedo alla regia se il dottor Cilli è già in collegamento con noi. Eccolo, lo vedo, lo posso salutare. Buongiorno, Buongiorno a vicepresidente. tutti, buongiorno, buongiorno. Stamattina Grazie. ti vediamo in movimento. Dove sei? E siamo in cantiere nel restauro di una chiesa qua a Trinitapoli. Ma È il mio lavoro. è stupendo tutto ciò, anche perché c'hai un bel sole, che appunto sta riscaldando la vostra giornata. Non è così oggi in tutta Italia, Grazie. ma il tempo avverso non ferma gli uomini di buona volontà, vero? Grazie, grazie, siete gentilissimi. Cosimo, ben trovato e grazie a te per la disponibilità. Stavamo introducendo il tema di oggi, il viaggio dei piccoli a Lourdes. Come sta andando quest'anno? Allora, siamo nei giorni dell'emozione, un'emozione importante perché l'Unitalsi, come ben sapete, organizza i pellegrinaggi a Lourdes ormai da 120 anni. Ma questo è un pellegrinaggio speciale, il pellegrinaggio della ripresa, ma di un cammino, quello dell'attenzione ai piccoli. Quindi questo pellegrinaggio tematico accoglierà circa 140 bambini, in un totale saremo i partecipanti un 470 e vivremo questa esperienza di speranza. Porteremo questi bambini a Lourdes con due convogli, uno che parte da Reggio Calabria, l'altro che parte da Bari. Questi due convogli diventeranno unico convoglio a Ventimiglia e insieme arriveremo alla stazione di Lourdes. Come vi dicevo, una grande emozione perché l'Unitalsi in questa circostanza è entrata nel merito della sofferenza delle famiglie, della speranza dei bambini che vivono in comunità e quindi che vivono un periodo particolare di disagio. E quindi anche in questa situazione l'Unitalsi diventa supporto. È un momento importante per diversi motivi, come solleva le famiglie, ma non vuole essere il pellegrinaggio dei bambini malati, ecco. Come voi avete accennato prima, sarà una favola, questa favola che comincerà con il treno, con la favola di Pinocchio, con i valori che Pinocchio ci trasmette, con tutti i suoi personaggi. E quindi Pinocchio diventerà un
un nostro compagno di viaggio durante il viaggio, perché anche lui non vede l'ora di incontrare Bernadette. Bernadette e la sua famiglia, Pinocchio con tutti i nostri bambini, conosceranno la famiglia Soubirous, la famiglia Soubirous che racconterà a tutti che cosa è successo nel 1858 a questa bambina che ha incontrato la Vergine, che ha incontrato la speranza, che ha incontrato la mamma. Un po' per Pinocchio la fatina che rappresenta il bene. Ogni marachella di Pinocchio viene curata dall'attenzione della fatina. E ci piacerebbe che i bambini nel loro mondo e con il loro linguaggio capiscono bene che non sono mai soli e anche nei momenti difficili della loro vita possono rivolgersi alla mamma celeste che sarà con loro e curerà le loro ferite, le loro ansie, la loro solitudine. E questo è l'impegno, l'obiettivo che l'Unital si pone. È un impegno ambizioso, speriamo di riuscirci, ma sicuramente noi metteremo il nostro impegno. Ma in quel luogo santo che è Lourdes, la Vergine ci aspetta. So che lei avrà una parola particolare per ogni partecipante, per ogni bambino, per ogni mamma e papà. Sarà sicuramente così, Cosimo. Intanto stiamo vedendo anche immagini di repertorio che ci restituiscono la bellezza di quei momenti del viaggio dei piccoli. E io ne approfitto anche per ringraziare la collega Paola Russo che mi ha supportato in questo collegamento. Il viaggio, se non dico male, Cosimo, avrà luogo dal 16 al 22 maggio. E da dove parte il treno? Il treno, come dicevo prima, un treno parte da Bari, l'altro parte da Reggio Calabria. Quello che parte da Bari si fa tutta la Litorania Adriatica, mentre l'altro si fa la Litorania Tirrenica. Si incontreranno i due convogli a Ventimiglia, diventerà un unico treno e arriverà a Lourdes il 17 alle ore 15:30. Quindi si parte il 16, al 17 si arriva. Staremo a Lourdes fino al 21 e in questi giorni veramente già dalle immagini di repertorio che voi avete trasmesso l'emozione sarà tanta, molta è l'aspettativa. Abbiamo coinvolto, come dicevo prima, anche i più grossi ospedali pediatrici d'Italia, il Bambin Gesù, il Gaslini, il Bonomo, insomma anche il Giovanni XXIII di Bari hanno collaborato, insomma abbiamo offerto, si può dire, ecco, questo lo possiamo dire, anche grazie alla generosità di una benefattrice abbiamo offerto 100 quote gratis ai nostri bambini, quindi avremo questo gesto veramente di generosità che si trasformerà in momento di speranza. E noi vi facciamo i complimenti per questo bellissimo lavoro che state portando avanti, che è una preziosissima testimonianza di fede, di umanità, di speranza. Per cui non ci resta, Cosimo, che augurarvi buon viaggio, che sarà sicuramente ricco di emozioni e di esperienze. Per cui grazie davvero di cuore per quello che fate. Al ritorno sarà nostra premura darvi il risultato, quindi durante il viaggio cercheremo anche di condividere questa testimonianza con il vostro pubblico, con i vostri telespettatori. Quindi ritorneremo a casa carichi di speranza e di testimonianza. Ve la trasmetteremo. Molto molto volentieri, per cui ci diamo appuntamento più o meno per la fine del mese. Cosimo, buoni preparativi e buon viaggio, come dicevamo, e quindi arrivederci a presto. Grazie, buona giornata a tutti, grazie. Ciao, grazie a te Cosimo, vicepresidente nazionale, Cosimo Cilli, vicepresidente nazionale Unitalsi, responsabile del progetto del viaggio dei piccoli a Lourdes dal 16 al 22 maggio.
Maggio, benissimo. Allora è tempo di tirare ancora una volta il fiato per qualche istante, ma noi ci ritroviamo subito insieme. Avete ancora tempo per inviarci qualche foto, forse i più pigri che non lo fanno sempre o non l'hanno mai fatto. Il numero è sempre quello che state per leggere qui in sovrimpressione, 331-737-8033. Ci inviate una foto WhatsApp, scrivete il vostro nome e da dove ce la state inviando e noi avremo il piacere di salutarvi con affetto.